rimanere nei limiti e usare soltanto frecce di pratica. Se sei senza, qualcuna io. Punta al bersaglio in mezzo. Fa attenzione con quel fuoco. Ecco qui. Bel colpo, dritto sul bersaglio. Ora colpisci il bersaglio sinistro. Colpisci il bersaglio sinistro. Grazie. Ora colpisci il bersaglio a destra. Bel colpo, dritto sul bersaglio. Fammi sapere se vuoi allenarti ancora un po'. La prossima volta sarà un po' più difficile. Sì? Ottimo. Seguimi fino ai bersagli, così inizieremo. Mio fratello maggiore mi ha portato a caccia spesso quando ero piccola. A quel tempo era difficile procurarsi del cibo, tanto più avere degli avanzi da vendere al mercato. Perciò, quando avevamo la fortuna di incontrarne un branco, era imperativo uccidere il maggior numero possibile di capi. Imparando a mantenere la postura e credendo in ogni singolo tiro, ben presto sarai in grado di gestire bersagli multipli. Quando te lo dico, tenta di colpire tutti e tre i bersagli più vicini in 8 secondi. Conterò fino a 3, dopodiché dirò via. Avrai 8 secondi per colpire tutti e tre i bersagli. Tendi la corda e preparati. 1, 2, 3, via! Attenzione! Ce l'hai fatta! Tutti e tre i bersagli in 8 secondi. Ben fatto! Fammi sapere se vuoi allenarti ancora un po'. La prossima volta sarà un po' più difficile. Hai fatto un ottimo... Ottimo! Seguimi fino ai bersagli, così inizieremo. Abbiamo parlato di velocità e postura. Ora parleremo di precisione. Spesso non sarai in grado di avvicinarti alla preda quanto vorresti e dovrai accontentarti di un tiro lungo. Tuttavia, a una distanza del genere è probabile che sia l'unica freccia che potrai scoccare prima che la preda fugga. In una situazione simile ti conviene cercare di andare a segno. Non tirare di fretta. Abbassati, trova la posizione e prendi la mira. Bene, è il tuo turno. Prova a colpire quel bersaglio in fondo, piuttosto arretrato rispetto agli altri tre. Ricordati di prendere la mira e andare a segno. Sul bersaglio. Fammi sapere se vuoi allenarti ancora un po'. La prossima volta sarà un po' più difficile. Fa attenzione con quel fuoco. Ottimo. Seguimi fino ai bersagli, così inizieremo. Abbiamo parlato di postura, velocità e precisione. Ora è il momento di usarle tutte e tre contemporaneamente. Ti avverto, questa prova sarà piuttosto difficile. Ricordati quello che ti ho insegnato e vedrai che riuscirai a superarla. Potresti impiegare un paio di tentativi, ma è proprio a questo che serve l'allenamento. Quando te lo dico, tenta di colpire tutti e quattro i bersagli in 10 secondi. Conterò fino a 3, dopodiché dirò via. Avrai 10 secondi per colpire tutti e quattro i bersagli. Tendi la corda e preparati. 1, 2, 3. Via! Ehi, attenzione!
Ce l'hai fatta. Tutti e quattro i bersagli in 10 secondi. Ben fatto. Cosa vuoi, piccolo elfo? Credo di averti insegnato tutto ciò che so. Ormai potresti essere abile quanto me. Il che mi spaventa un po', a pensarci bene. Molto divertente. È stato un piacere. Non capita spesso di ricevere visite qui, tantomeno amichevoli. Grazie per avermi fatto compagnia restando qui. È stato bello incontrare qualcuno che non ha provato a rapinarmi o a mozzarmi la testa. So che non è molto, ma prendi questo arco. Mi è stato donato dalla mia famiglia. Per me è speciale, ma mi porta alla mente troppi ricordi dolorosi. Ricordi?